A Teramo c'è l'Istituto di Istruzione Superiore di Popparozzi, che comprende il polo alberghiero e il polo agrario. In questo momento ci troviamo all'interno del polo alberghiero per scoprire insieme qual è l'offerta formativa. Ci sono anche tanti laboratori che andremo a vedere insieme, accompagnati dalla dirigente Caterina Provvisiero. Intanto grazie per averci ospitato nelle vostre scuole, e alle nostre spalle, appena si entra all'interno dell'alberghiero, ovviamente si trova la reception. Eh sì, in una scuola come la nostra speciale si è appunto accolti dalla reception i nostri bellissimi ragazzi che sono appunto del corso di accoglienza turistica. Perché diciamo subito che all'interno dell'alberghiero dal terzo anno si sceglie una di queste tre opzioni, quindi accoglienza turistica, enogastronomia cucina o sala bar o anche il corso di pasticceria. Quindi questo è il primo laboratorio, come vedete, come un albergo, una reception di albergo. I ragazzi poi lavorano molto anche nei laboratori di informatica per l'utilizzo dei software dedicati all'accoglienza turistica. E siamo proprio dentro la reception dell'alberghiero di Teramo, e i tre ragazzi che vedete vicino a me hanno scelto l'indirizzo accoglienza turistica. Perché questa scelta? Buongiorno a tutti, io sono Angela e ho scelto questo indirizzo in quanto mi piacciono molto le lingue straniere, mi piace viaggiare e mi sento a mio agio a frequentare questo indirizzo. Questa è una scuola che promuove e partecipa a tanti progetti. Voi a quali progetti avete partecipato? Quali vi hanno coinvolto di più? Buongiorno a tutti, io sono David. Beh, questa scuola ci ha offerto mille opportunità di poter entrare a far parte di tanti progetti. Abbiamo fatto per esempio Chuck Teramo e dintorni, che è un progetto diciamo organizzato da noi stessi alunni con delle riprese nei vari luoghi limitrofi, diciamo, alla città di Teramo, per poterli sponsorizzare al meglio. E come dicevamo, chi entra all'interno di questa scuola, anche persone estranee, si trova subito a stretto contatto con voi. Cosa vi chiedono? Siete anche un valido aiuto per dare informazioni utili. Buongiorno a tutti, io sono Aisela. Sì, le persone una volta che entrano in questa scuola ci chiedono delle informazioni, per esempio dove si trova la segreteria, le classi per aiutare a trovare un professore e altre varie informazioni. Siamo partiti dall'accoglienza turistica, dalla reception, ma questa scuola, come dicevamo, offre diversi indirizzi e li vediamo in questa vela: sala e vendita, cucina e pasticceria. Adesso andremo nella sala e vendita. Sono indirizzi molto frequentati, insomma i ragazzi in questa scuola ci vogliono venire perché è una scuola che ha tante particolarità. Vedete, una piccola sintesi ci dice che in 5 anni conseguono due qualifiche, una qualifica la terza e in quinto il diploma. Abbiamo degli ottimi laboratori, quindi si sceglie questa scuola per passione, si sceglie questa scuola perché ti dà anche la possibilità di fare esperienze a livello nazionale, internazionale. Ci sono ottimi sbocchi lavorativi. Ottimi sbocchi lavorativi, anzi forse non riusciamo neanche a coprire quelle che sono le richieste, e comunque i ragazzi si inseriscono non solo subito nel mondo del lavoro, ma come sappiamo anche per tutto un lavoro che è stato fatto negli anni che riguarda l'aspetto proprio della preparazione culturale di base. Con tanti progetti i ragazzi possono iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Però io direi di passare all'altro laboratorio, e cioè in particolare quello di sala e vendita. E siamo entrati all'interno del bar dell'Istituto Agrario, un bar inaugurato di recente, altamente tecnologico, ben attrezzato, e mentre Giorgia, che ci riceve, ci prepara un caffè con la dirigente scolastica, parliamo proprio di questo luogo.
anche molto bello. Questo è un bar che vedete molto bello, un bar didattico, come tu hai detto, altamente tecnologico. Qua parliamo proprio di 4.0 con varie connessioni. Sono strumentazioni di alta tecnologia che abbiamo appena realizzato, sia per quanto riguarda l'arredamento che appunto le strumentazioni, e grazie anche ai fondi del PNRR che abbiamo ricevuto, e quindi è un orgoglio per noi. Ecco, insomma, è stata una crescita importante per questo bar, che anche perché questo bar, questo angolo bar, lo avete allestito proprio a ridosso di una sala che voi utilizzate moltissimo anche per ospitare iniziative esterne. Siete un punto di riferimento di questo territorio. E poi l'andremo a vedere, perché anche lì c'è una novità rispetto a quello che è sempre stata per quanto riguarda la tecnologia, che devo dire in tutto l'istituto, ecco, ha avuto un incremento notevolissimo anche nella cucina, e comunque come vedremo poi successivamente anche nell'istituto agrario. Giorgia, che ci dici? Tu perché hai scelto l'indirizzo sala bar? Diciamo che è sempre stato un indirizzo che mi è piaciuto, perché mi piace stare comunque a contatto con le persone e lavorare in questo settore, e quello che punto a fare da più grande è la bartender comunque, o la barista. Questo è il lavoro che si fa al bar, poi c'è tutto il discorso della sala, e devo dire che i ragazzi di sala hanno fatto grandissime esperienze, siamo stati anche al Merano Wine Festival, insomma, come una squadra di riferimento. Ecco, quindi con grande orgoglio devo dire che questo proprio indirizzo di sala bar, quindi non è soltanto il cameriere, ma ha veramente pure altamente specializzato. Abbiamo sentito sempre il bartender, no? Con sbocchi lavorativi importanti anche all'estero. Sì, anche perché quindi con tutta la preparazione dei cocktail e anche la cucina, quella che si fa proprio ormai più veloce, no? Quindi, e c'è il grande discorso della professionalità della persona che vive, che lavora in sala, in stretto collegamento con la cucina. Chi lavora in sala deve conoscere tutto quello che accade in cucina e lo deve saper trasmettere e presentare a un cliente in più lingue straniere, vorrei sottolineare, e per questo la scuola ormai è all'avanguardia già da tantissimi anni per quanto riguarda tutti gli stage all'estero. Un lavoro importante di ammodernamento tecnologico è stato effettuato anche nella sala convegni dell'Istituto Alberghiero di Teramo. Come vedete è stata installata una sala regia e anche dei nuovi monitor, in modo che tutti i convegni e le iniziative che si svolgeranno all'interno di questa sala daranno anche l'opportunità di collegamenti esterni. Siamo all'interno del laboratorio di cucina e pasticceria e siamo con il professore Paolo De Evangelista. In questo momento è tutto pronto per questi ragazzi che stanno partecipando ad una lezione di pasticceria, ma questa è una cucina vera e propria. Sì, sì, è un laboratorio di ultima generazione dove troviamo attrezzature all'avanguardia. Ribadisco, di ultima generazione, quindi 3.0, da battitori, forni, eccetera eccetera. Il tutto ci permette di svolgere un'attività laboratoriale di alta qualità, unito insomma alle risorse umane che abbiamo, ecco. Qui insegnate tutto, perché la società attuale richiede professionisti capaci di fare cucina tradizionale, cucina innovativa, cucina vegana. Insomma, certo. La preparazione deve essere a 360 gradi. Intanto
diciamo una piccola frase: non c'è innovazione senza tradizione. Partiamo da questo piccolo concetto che è fondamentale. Partiamo dalle basi della cucina e della pasticceria per arrivare, diciamo, a preparazioni più sofisticate, più attuali nel panorama enogastronomico. Io volevo coinvolgere ancora la dirigente Caterina Provvisiero per tornare ad un discorso che abbiamo già affrontato tante volte: l'apertura di questa scuola alla società e al territorio. Questa è una cucina dove sono stati preparati banchetti per pranzi e cene anche molto importanti, anche fuori, portati fuori dalla scuola. Sì, sicuramente, chiaramente sono tutti grandi eventi che hanno un risvolto anche a livello sociale, e eventi, devo dire, nei quali i docenti e i ragazzi hanno dato veramente prova di altissima professionalità. Quindi io con grande orgoglio ogni volta ricevo tantissimi complimenti. La scuola, come tu hai detto, sempre è aperta a tutto ciò che riguarda la promozione del territorio. Proprio è un faro tra i nostri obiettivi da raggiungere, perché i ragazzi si devono innamorare del proprio territorio, rimanere ed essere protagonisti un giorno. Bene, originaria del Senegal, vive a Piano d'Accio e da 2 mesi è stata inserita all'interno di questa scuola e vuole fare la pasticcera, vero? Sì, mi piace fare la pasticceria. Come ti trovi qui con i tuoi amici? Bene. E qui ci sono anche corsi di cioccolateria, gelateria e pizzeria, vero? Certo, oggi stiamo preparando una base della pasticceria, che è la pasta sfoglia, e siamo tutta la classe coinvolta in diverse preparazioni, quali pasta sfoglia al vino, pasta sfoglia alla panna e pasta sfoglia al vermouth. La pasta sfoglia è utilizzata sia nella pasticceria dolce che nella pasticceria salata, quindi è una base principale in tutta l'enogastronomia. E tu vuoi fare la pasticcera? Sì, ho il sogno di aprire una pasticceria un giorno, chissà. L'Istituto di Istruzione Superiore di Poppa Rozzi è una scuola molto inclusiva, vero? Eh sì, è una scuola inclusiva perché in effetti noi non lasciamo indietro nessuno, sia i ragazzi eccellenti, per loro organizziamo tutto quello che si può proprio per dare la possibilità di fare esperienze ad altissimo livello, ma ci rivolgiamo con molta attenzione anche ai ragazzi con bisogni educativi speciali e a tutti coloro che, ripeto, hanno bisogno di un percorso particolare. E infatti sono orgogliosa di ricordare un progetto nato ormai da quasi 10 anni, il famoso progetto di vita, che all'interno del quale vengono organizzate varie attività rivolte sia ai nostri ragazzi con bisogni educativi speciali, ma anche ai ragazzi che hanno completato il percorso scolastico e che vogliono continuare a svolgere delle attività, perché, come tutti sappiamo, purtroppo il dopo di noi offre molto poco. E quindi abbiamo organizzato una serie di attività in sala, in cucina, nell'istituto agrario in serra, e in particolare abbiamo anche un'attività che si chiama lo Special Olympics, cioè una squadra di basket nella quale giocano i nostri studenti. Voglio sottolineare che tutte le attività, e questo è proprio il valore aggiunto, sono frequentate non solo dai ragazzi diversamente abili, ma anche da ragazzi, amici, compagni, che io definirei tutor, che li accompagnano in queste attività, e questo è il grande valore formativo e anche inclusivo. È un'attività che in questa scuola viene svolta da circa 6 anni,
con grandi risultati. Si tratta del basket unificato, è un'esperienza in cui i ragazzi possono sperimentare non soltanto, diciamo, lo sport di per sé come aspetto tecnico, come aspetto, diciamo, pratico, ma soprattutto possono sperimentare la socializzazione, la relazione in maniera inclusiva, veramente inclusiva, che permette loro di crescere, di essere amici, di aiutarsi, di essere estremamente collaborativi. E il risultato lo vediamo non soltanto dal fatto che abbiamo vinto i campionati nazionali di Torino, abbiamo vinto la fase alla Spezia, quindi insomma non soltanto il risultato di per sé che ci soddisfa tanto, d'accordo, ma perché i nostri ragazzi tornano anche dopo aver finito la scuola. I tutor sono sempre presenti, sono molto legati a questa realtà e continuano questa relazione con la scuola e con i ragazzi veramente con grande gioia e portando a tutti questo messaggio che davvero insieme si possono costruire grandi cose. Gli stessi indirizzi sappiamo che sono inseriti anche all'interno del corso serale di un corso speciale che è carcerario. Sì, da tanti anni ormai all'interno della casa circondariale di Castrogno c'è appunto l'indirizzo sia alberghiero che agrario. È una scuola importante che ha una grande validità nel percorso di recupero, molto seguita dai detenuti, perché ecco, anche da loro la possibilità di approfondire non solo la loro preparazione culturale, ma anche di acquisire delle competenze lavorative. E poi c'è quella del corso serale che da 2 anni è stato attivato, ma è richiestissimo, quindi in 3 anni si consegue il diploma. È una scuola per adulti, diciamo, frequentata da adulti anche di una certa età che desiderano da sempre, no? Raggiungere il diploma, cioè conseguire un diploma, ma anche da ragazzi che, ecco, hanno interrotto il percorso scolastico, che hanno l'opportunità di poter recuperare. Lasciamo l'alberghiero perché ci spostiamo. Andiamo a Piano d'Accio e ci spostiamo nel polo agrario dell'Istituto di Popparozzi. Accoglierci un parco meraviglioso. Eh sì, questo è il front office di questa meravigliosa scuola, che non è altro anche, anche un ottimo laboratorio per quelle che sono le materie di indirizzo. Quindi questo è un laboratorio all'aperto, è un parco a cui è annesso anche un meraviglioso boschetto e nel quale poi abbiamo anche la nostra nuova cantina Frantoio, che poi andremo a visitare. Andiamo a conoscere il polo agrario dell'Istituto di Popparozzi. E in questa scuola è annessa un'azienda agraria? Sì, un'azienda agraria proprio dell'istituto, all'interno della quale ci sono varie attività di produzione, tra cui vediamo... Li vogliamo vedere alcuni prodotti? ...dell'azienda agraria, che è anche un'attività laboratoriale per i nostri studenti, che produce olio. Proprio nel nostro frantoio noi abbiamo sia le piante uliveti anche secolari molto belli, poi abbiamo il frantoio e quindi olio extravergine con varie cultivar, ecco, questi sono i vini bianchi. E avete anche una DOC? Abbiamo una DOC con il Trebbiano, Cerasuolo e Montepulciano. Abbiamo il vino cotto. Produciamo farina di ceci e farro perlato. Avete anche una bottega dove vendere, ovviamente, per raccogliere anche fondi per la scuola. Sì, abbiamo chiaramente una bottega e produciamo anche il miele, perché come sapete portiamo avanti un progetto, abbiamo delle arnie, quindi produciamo miele, ma anche un progetto dell'autostrada delle api, che insieme all'Università di Teramo, l'Istituto Zooprofilattico, un progetto di alto livello di ricerca.
stiamo entrando all'interno della biblioteca multimediale. Sì, questo è un ambiente innovativo, è il fiore all'occhiello di questa scuola e adesso ce lo facciamo spiegare un po' dai nostri studenti, però io sono orgogliosa perché questo ambiente di apprendimento è la dimostrazione che nei nostri istituti noi lavoriamo molto anche per quella che è la cultura generale, la preparazione proprio culturale di base, che è necessaria per qualsiasi tipo di indirizzo. Spieghiamo come funziona questa biblioteca. Il nostro istituto presenta una biblioteca scolastica innovativa e digitale. Possiamo prendere in prestito volumi cartacei e attraverso il portale MLOL libri digitali. La nostra scuola è tra i firmatari del patto per la lettura con il Comune di Teramo perché crede nel valore della lettura e nella sua grande valenza formativa. E stiamo entrando in questo momento nel laboratorio che è fiore all'occhiello di questa scuola. Sì, perché negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, è un laboratorio di microbiologia con annesso laboratorio di chimica e fisica a supporto di tutte quelle attività dell'azienda agraria e è veramente dotato di tecnologie di altissimo livello, anche qui grazie ai fondi PNRR, insomma è tra l'altro un laboratorio che ci permette di fare anche delle attività di collaborazione anche con i produttori del territorio. E abbiamo delle attrezzature di ultima generazione appunto per andare a studiare e sviluppare competenze sui ragazzi proprio pratiche. Vedete proprio qui una nostra ragazza sta preparando il terreno di coltura per i microrganismi buoni che usiamo, che studiamo appunto per migliorare i nostri processi produttivi. Quindi è comunque un'azienda anche a supporto dell'azienda agricola stessa, dell'istituto. Abbiamo visto che il laboratorio è anche ampio, grande. Certo, abbiamo quest'ala che si occupa di microbiologia, ma se ci spostiamo dall'altra parte abbiamo una parte di patologia vegetale appunto con i microscopi, per l'analisi appunto delle fitopatologie, ancora il laboratorio di chimica e fisica, sempre a supporto dell'azienda agraria con tutte le strumentazioni necessarie per seguire i processi produttivi. E ci siamo spostati all'interno del Museo del Vino, dove ci sono... In questo museo ci sono i vini delle migliori cantine della regione. Ed è un museo molto importante anche perché legati ai vini ci sono dei progetti e ci sono anche degli artisti, come l'artista che abbiamo alle nostre spalle, molto importanti. Iniziata Scipioni. Vedete, queste sono appunto le etichette prodotte con i suoi bellissimi quadri, ma ogni anno c'è un progetto per le etichette, qualcosa legato in particolare ad un evento e anche ai progetti che noi facciamo di inclusione. E a proposito di progetto di inclusione, ci spostiamo dall'altra parte della stanza perché ce n'è uno molto bello. Ovviamente parliamo sempre delle etichette dei vini, queste etichette qui le vogliamo far vedere in particolare perché sono state realizzate da un ragazzo speciale. Sì, vedete, un nostro studente che ha delle competenze artistiche particolari e quindi ne abbiamo fatto appunto delle etichette di cui siamo molto orgogliosi. E come dicevamo, all'interno di questa scuola non manca l'alta tecnologia. Cosa stiamo vedendo? In questo momento stiamo osservando una mappatura di un terreno con degli indici particolari di vegetazione. Riusciamo a vedere che nelle parti verdi, in questo caso, le piante sono in attività. E in più l'agricoltura riguarda logicamente l'agricoltura 4.0. E in più riusciamo anche a vedere quello che viene fatto in 3D con una mappatura particolare dove si riesce anche ad entrare all'interno del terreno e vedere quelle che sono le particolarità nel dettaglio, quasi anche a contare i sassolini di un terreno che comunque viene scannerizzato con un drone e quindi in questo caso viene sviluppata un'elevata tecnologia. Abbiamo delle macchine, dei mezzi
dei droni particolari di ultima tecnologia, sono dei Mavic DJI 3, quindi altamente tecnologici, con stazione RTK, un'antenna collegata con il satellite, e una telecamera multispettrale che riesce a catturare alcune bande delle frequenze d'onda di luce e quindi è riuscire a catturare quelli che sono i dati essenziali per quanto riguarda la parte agricola e agraria. La dirigente scolastica Caterina Provvisiero in questo momento sta guidando un trattore grazie ad un simulatore. Sì, siamo nel laboratorio di simulazione di guida del trattore, dove appunto i nostri studenti possono per la prima volta fare un'esperienza con un mezzo agricolo importante. Fanno appunto la prima prova pratica, provando appunto tutti quelli che sono le tecniche di guida del mezzo, ma soprattutto anche le problematiche legate ad esse, quali quelle che magari si sentono anche nella cronaca, che è appunto il ribaltamento del mezzo, come appunto tutte poi le tecniche che vengono usate in campo. Questo simulatore unisce, oltre quindi alla parte tecnica e meccanica del mezzo, anche una vera e propria tecnologia 4.0, perché collegato alle mappe di prescrizione andiamo a fare delle lavorazioni specifiche sul campo che appunto permettono di risparmiare in termini di prodotti, quindi di concimi, di semi e quant'altro, e soprattutto risparmiare in termini di costi e ridurre quello che è l'inquinamento. Questo simulatore è un primo step per quelli che sono i patentini che diamo nel nostro istituto, perché appunto i nostri ragazzi al quarto e al quinto anno possono conseguire il patentino appunto del trattore, il patentino droni e il patentino all'utilizzo dei fitofarmaci. E ci avviamo verso la cantina Frantoio, passando per la serra, per il laboratorio del miele e per la bottega con officina e magazzino. Quello che stiamo vedendo è un mini frantoio industriale. Sì, questo è un mini frantoio a ciclo continuo, è importante, all'interno del quale i ragazzi vengono formati per la produzione dell'olio d'oliva, partendo dalla lavorazione, diciamo, delle olive sulla lavatrice, frangitura, è importante con 2 gramole da 2 quintali l'ora, e abbiamo una parte terminale della struttura, un decanter dopo il quale viene logicamente fatto uscire l'olio, quindi si estrae l'olio a freddo. Questa è una cosa importantissima. È importante anche che per gestire tutte quante le gestioni, diciamo, di tipologie climatiche e quant'altro, abbiamo una colonnina meteo che rientra all'interno del progetto dell'agricoltura 4.0. E si conclude il nostro viaggio all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore di Popparozzi, che comprende il polo alberghiero e il polo agrario. Sì, abbiamo concluso, possiamo dire, invitare tutte le famiglie, gli studenti che si apprestano a iscriversi alla scuola superiore, di appunto venirci a trovare, di visitare le nostre scuole, perché è una cosa importante capire bene l'offerta formativa per un futuro lavorativo sicuro da imprenditori nei vari settori, e anche per delle competenze lavorative molto richieste nel nostro territorio, che ha una vocazione molto vicina alla peculiarità della nostra scuola.